Una targa e l'intitolazione della sala convegni del CAST al professor Franco Cuccurullo, ex rettore dell'Università d'Annunzio, che per primo pensò al centro di studi e tecnologie avanzate all'interno dell'Ateneo d'Annunziano. La cerimonia si è svolta con un ricordo di Cuccurullo, affidato alle parole del direttore del CAST, Agostino Consoli, e dell'attuale rettore, Liborio Stuppia. Noi intitoliamo la struttura del CAST al professor Franco Cuccurullo, perché Franco è sostanzialmente l'artefice. Il CAST, questo centro di ricerca, non esisterebbe se non ci fosse stata l'opera di Franco Cuccurullo. Io sono molto orgoglioso e molto grato della giornata di oggi, nella quale gli dedichiamo la struttura che lui ha fortemente voluto e che ha contribuito a realizzare. Cosa si fa qui al CAST? Il CAST è un centro di ricerca forse unico nel suo genere in Italia. Ed è per questo che secondo me è il segno tangibile della vision che aveva il professor Cuccurullo. È una struttura nella quale abbiamo ricerca di base e ricerca clinica. Una struttura nella quale abbiamo servizi per il territorio, è stata la struttura che per esempio ha svolto lo screening per il Covid e continua a farlo, fa analisi di genetica, fa servizi per il territorio, fa studi di applicazione di medicinali più nuovi che esistano. Siamo appena stati approvati per fare la fase 1, cioè il primo step della sperimentazione dei farmaci. Questo genera anche un income e questo income ci serve per mantenere la ricerca. Professor Liborio Stuppia, oggi l'intitolazione del CAST al professor Franco Cuccurullo, per lei anche un ritorno a casa in quello che è un fiore all'occhiello per l'Università d'Annunzio? Assolutamente sì, è un'intitolazione doverosa perché il professor Cuccurullo ha fortemente voluto questa struttura, ha ottenuto i finanziamenti, vi ricordo che si trattava di circa 30 milioni di euro per costruirla, ha avuto la visione di immaginare che mettendo insieme le migliori test delle diverse discipline scientifiche si potesse ottenere un grande risultato, così è stato, sono stato anche orgoglioso per tanti anni di aver lavorato qua dentro, sì, per me oggi è un ritorno a casa che mi emoziona sempre e comunque, mi emoziona sia il ricordo del professor Cuccurullo che stare qua in questa struttura che è la sua creatura. Questa struttura è diventata ormai di rilevanza nazionale e anche internazionale, è una struttura in cui si è dimostrato che se si concentrano le competenze c'è un solo punto di riferimento unico per tante problematiche e quindi specie in sanità, specie in assistenza diventa facile dire ho un problema, mi rivolgo al CAST perché là hanno la soluzione a diversi problemi, mentre invece quando si sparpagliano le competenze e ognuno poi pensa che quello sia il suo strumento, la sua tecnica, la sua competenza, a quel punto si sono soltanto disperse le energie e non serve a nulla. Concentrare in sanità è fondamentale.